Buongiorno a tutti, mi chiamo Valerio Ragazzini, sono originario di Faenza, in provincia di Ravenna, e vorrei innanzitutto ringraziare Ivana Pagani della Biblioteca Trisi di Lugo per avermi invitato a questa particolare rassegna che si intitola Aperitrisi, e in cui gli autori hanno la possibilità di presentare il frutto del proprio lavoro. E quest'oggi vorrei approfittare di questo piccolo spazio per presentare il mio libro, che si intitola Quella riga lunga e blu, gli scrittori romagnoli e il mare, edito da White Line Edizioni, e che si inserisce nella collana AXE, una collana particolare perché è una collana curata dall'associazione culturale sita in Faenza, che si chiama appunto AXE, e è un'associazione che ha, diciamo, varie attività, che fa varie attività, tra cui anche la pubblicazione di saggi di carattere locale, sia storico che letterario. Di cosa parla questo libro? Questo libro è un breve saggio alla scoperta di quella che è la Riviera Romagnola. Perché la mia passione è sempre stata quella, oltre che ovviamente della scrittura, soprattutto quella della lettura, e soprattutto in particolare della lettura dei nostri scrittori, cioè dei scrittori romagnoli. E un po' alla volta, man mano che leggevo i libri, le poesie, che fossero poesie o prosa, ecco, degli scrittori romagnoli, mi sono accorto che ognuno aveva una sua particolare visione di quello che è il mare, in particolare del mare Adriatico, di quella breve, chiamiamola fetta, che si chiama Riviera Romagnola. E così, attraverso le loro impressioni, la loro scrittura, i loro testi, sono andato a comporre questo saggio, questa breve, diciamo, questo breve viaggio nell'identità della Riviera Romagnola. Perché ognuno, ogni scrittore ha la sua particolare visione, non solo storica, ovviamente. Certo, la Riviera Romagnola di Alfredo Oriani era una riviera soprattutto dedita alla pesca, ma non è così per, ad esempio, un Tonino Guerra o diciamo, il nostro contemporaneo Eraldo Baldini. Ognuno ha una sua particolare visione del mare che ci aiuta a scoprire quella che è la sua identità. È un'identità molteplice, che ha molteplici aspetti, e per cui diciamo un'identità complessa. Ecco, questo libro è un viaggio, non è un saggio discorsivo. Che però presenta appunto questi personaggi, questi vari scrittori e la loro visione del mare, per cercare di capire meglio come si è arrivata alla riviera della pesca, alla riviera del divertimento. Il saggio è arricchito dalle fotografie di due fotografi faentini, Richard Betti e Alessandro Catani, che certo aggiungono qualcosa, perché sono fotografie ovviamente recenti, cioè di questi anni, e quindi che ci permettono di creare un ponte tra la Riviera di oggi, nelle fotografie, e ovviamente nelle mie impressioni, e la Riviera di ieri, quella dei nostri scrittori. E questo particolare, diciamo, questo particolare format degli aperitrisi prevedeva che si offrisse un aperitivo intonato al libro. E ovviamente non si può offrire l'aperitivo, però potete berlo da voi. E che è chiesto agli autori di consigliarne uno. Beh, io consiglio una semplice birra fresca, visto che siamo in estate, e magari di un birrificio romagnolo, visto che ce ne sono di validi anche qui in Romagna. Detto questo, saluto. E buona estate, ovviamente.